Buongiorno a tutti, grazie dell'invito a partecipare a questo panel Itinerari Previdenziali a Alberto Brambilla. Noi siamo appena freschi dalla chiusura di una selezione sul mondo degli infrastrutturali. Quest'anno abbiamo approcciato inizialmente il mondo degli investimenti tematici, selezionando prodotti a mercato all'inizio del mese di febbraio, andando a sottoscrivere fondi tematici nel settore dell'information technology, nel settore dell'healthcare, nel settore del climate change e in ultimo nel settore dei millennials. Abbiamo cercato nel corso della seconda parte dell'anno di incentivare gli investimenti sull'economia reale, andando in prima battuta a fare un'opzione di riqualificazione del portafoglio del private equity, con la quale abbiamo effettuato una selezione nel mese di settembre per l'investimento in quattro fondi di private equity, uno di carattere specializzato, cercando di continuare il filone delle information technology, e gli altri tre sostanzialmente con investimenti diversificati, ma che puntano alle PMI del paese, con particolare riguardo ai settori trainanti, quali la moda e l'alimentare. Adesso abbiamo appunto chiuso una strategia di investimento sull'infrastruttura Italia, su cui abbiamo allocato e chiuderemo i commitment entro la fine di quest'anno, 20 milioni di euro per investimenti che guardano due fondi in materia di articolo 8 sulla transizione ecologica e anche sulle attività dell'healthcare e le infrastrutture sociali, e un fondo articolo 9 che lavora prevalentemente su infrastrutture di mobilità sostenibile, energie rinnovabili, biometano, reti di telecomunicazione 5G, e in ultima un fondo articolo 6 che va a lavorare prevalentemente su partecipazioni che investono in reti infrastrutturali, che vanno da reti di natura portuale piuttosto che reti di natura stradale e altri progetti che sono in pipeline da parte del gestore in materia di anche di infrastrutture healthcare per quanto riguarda reti ospedaliere, infrastrutture ospedaliere. Nel corso del 2022 abbiamo in animo di completare la partecipazione sostanzialmente alle infrastrutture attraverso un'ulteriore selezione che avvieremo nei primissimi mesi del 2022, esattamente a gennaio, sul segmento europeo, sempre con orientamento prevalentemente a infrastrutture sociali e a infrastrutture tecnologiche. Oggi la componente infrastrutturale, con la chiusura di questo investimento sul portafoglio alternativo, che pesa complessivamente come allocazione oggi circa il 4%, che con questa ulteriore allocazione si avvicina vicino alla soglia dell'allocazione strategica, che è del 5%, sostanzialmente raggiungiamo più del 50% del portafoglio alternativo investito in infrastrutture. Il settore che ovviamente la fa più da padrona è quello che riguarda la transizione ecologica e di conseguenza gli impianti delle energie rinnovabili, con particolare attenzione al mondo del fotovoltaico e al mondo della rigenerazione attraverso impianti del biometano. Per quanto riguarda il settore del debito, sempre con attenzione verso l'infrastruttura, cercheremo di operare nella seconda parte del 2022, quando si spera che anche la dismissione dal mondo del residenziale ci offra ulteriori possibilità di riallocazione della parte liquida, con contrazione appunto dell'esposizione al mondo dell'immobiliare, su cui l'ente sta continuando questo percorso di discesa e di rientro in quelle che sono le desiderata previste dal famoso emanando regolamento, di cui ancora non si è mai vista la luce. Sul mondo della transizione ecologica, l'unico aspetto di doglianza è la difficoltà per le case prodotto di andare a efficientare le attività di investimento, non fosse altro che quello che oggi si assiste nell'ambito del sistema paese, di questa divergenza tra
la volontà di crescere sul settore del mondo dell'energia rinnovabile e dall'altra parte le difficoltà che si ha nel sistema burocratico, con particolare riferimento all'altra componente ambientale che è declinata nell'ambito del Ministero della Cultura e dei beni culturali, sostanzialmente, che frena fortemente l'allocazione di investimenti, perché più del 90% dei progetti che vengono messi in campo si trovano lo scoglio delle autorizzazioni per quello che riguarda poi l'effettiva messa a valle dell'investimento, perché ovviamente l'impatto ambientale da parte delle sovrintendenze e del Ministero dei Beni Culturali sostanzialmente respinge molte delle progettualità. Si spera che su questo, ecco, il coordinamento che faceva riferimento Barbieri nel piano di riforme porti a un miglioramento e un efficientamento delle fasi decisionali per consentire appunto l'ammodernamento e l'efficientamento del paese, e soprattutto la contrazione di quello che è il fattore di emissione e la decarbonizzazione dell'ambiente, di cui l'Italia in gran parte, soprattutto nella pianura padana, ha molto bisogno.